Se qualcuno avesse detto, come è giusto dirlo, che su una casa abusiva, quindi illegale, bisogna abbatterla con le ruspe, ci sarebbe stato l'applauso generale dicendo siamo il paese e la persona che porta verso la legalità e verso l'ambiente. Quando qualcun altro dice che bisogna dare 6 mesi perché le persone vadano via, nessuno ha mai detto, come ho sentito nel servizio, che bisogna andare con le ruspe e con i rom dentro, mai detto né da Salvini né da nessuno. Detto, come se, ho detto? Non ha detto così, ma non ha detto così. Si sgomberano si i campi, dopo, si dà un tempo e poi si buttano giù le baracche. Campi illegali, con dentro illegalità, con costruzioni illegali, allacciamenti abusivi all'acqua, luce, gas, con minori che non vanno a scuola. Noi dobbiamo dire che va bene? No. Dobbiamo dire che deve continuare in questo modo. Possiamo dire che anche i rom, se vogliono avere una casa, devono pagare il mutuo e l'affitto come tutte le persone normali. Se hanno diritto, potranno richiedere, se hanno diritto, reddito ed altro, di andare nelle graduatorie delle case popolari, esattamente come fa qualsiasi altro cittadino, ma nel rispetto delle regole. Non sta più, soprattutto in un momento di crisi di cui parlava Freccero, queste disparità, perché è normale, e non è la Lega che soffia sul fuoco, è normale che il cittadino che magari non riesce a pagare la bolletta della luce si arrabbia quando sa che le tasse sue del comune vengono utilizzate per pagare la luce, l'acqua e il gas di qualcuno che si allaccia abusivamente. È normale che si arrabbi, è giusto che si arrabbi. Non è chi denuncia questo scempio che è il colpevole, ma chi lo permette. Dobbiamo dirlo con chiarezza oppure dobbiamo continuare a fare questo buonismo da salotto?